31ª settimana, tempo ordinario, anno dispari, lunedì. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio. San Paolo affronta questo grande mistero e ce lo presenta come l'infinita misericordia di Dio. È il mistero della compassione di Dio per tutti noi. Il peccato è disobbedienza a Dio. Il mistero insondabile racchiuso nelle parole di Paolo è questo: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Qualcosa di definitivo e nello stesso tempo di incomprensibile. C'è solo da slanciarsi nella lode. O profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Così deve essere la nostra anima sul cuore di Dio, come un bimbo svezzato in braccio alla sua mamma, di fronte all'infinito mistero della misericordia di Dio. Nel Vangelo di Luca troviamo che Gesù è ancora una volta invitato a pranzo presso il capo di farisei, e Gesù insegna ad essere misericordiosi. Insegna la bontà, la misericordia fattiva, quella per cui uno fa del bene senza pensare a una retribuzione terrena. Gesù così ci apre al cielo, alla futura eterna ricompensa. E la beatitudine eterna, beati per sempre, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Maria è tutta nel suo sguardo di madre di misericordia, come continuamente il popolo cristiano la chiama. Salve Regina, madre di misericordia. E conclude nel suo sguardo: o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria, madre di misericordia. Maria è la maternità misericordiosa di Dio per tutti noi.